Carissimi ragazzi, oggi nel mio girovagare per mercatini ho recuperato due pendoline di epoche differenti, una del Novecento, ancora funzionante, perfettamente funzionante, e una parigina databile seconda metà dell'Ottocento, in condizioni pessime, praticamente distrutta, come se l'avessero lanciata giù dal quinto piano di un condominio. E dopo ve le faccio vedere, appena le scarto ve le mostro, e così poi possiamo fare qualche considerazione. A dopo, ciao ragazzi. Bene cari amici, come promesso vi mostro il mio acquisto di questo pomeriggio. Si tratta di un meccanismo da parigina firmato GP Fils, ridotto in pessime condizioni, epoca post 1855, e il treno della suoneria funziona ancora perfettamente, abbastanza incredibile. Ovviamente tutto il resto necessita di un importante intervento di recupero. È ancora fortunatamente presente il pendolo e la campanella, che normalmente insomma sono elementi che spariscono, soprattutto in orologi di questo tipo ridotti in questa condizione, insomma. Quindi ecco, nelle prossime settimane mi dedicherò al restauro di questo meraviglioso oggetto. Per quanto riguarda invece la scena rappresentata sulla cassa di questa parigina, è da ricondurre, come potete vedere, all'immagine di un gentiluomo della Marina Militare armato di accetta e posizionato eroicamente sopra una parte di imbarcazione, una porzione di imbarcazione dal quale spicca una parte di albero maestro. Si tratta di una produzione totalmente in bronzo. E l'aspetto affascinante è la presenza di questa doratura, che però non deve essere ricondotta a una doratura di tipologia galvanica, come ben si può notare dall'assenza di doratura stessa all'interno, come potete vedere, del figurino, ma soprattutto all'interno della cassa della parigina stessa. Quindi si tratta di una doratura che si estendeva su tutto il figurino e su tutta la cassa, ma su cui insomma devono essere effettuate delle indagini più approfondite per definirne esattamente il processo di realizzazione. Per adesso vi ringrazio e ci aggiorniamo nel prossimo video.